stata votata una richiesta di votazione, è stato votato no, il consiglio è chiuso. Riuscite a far saltare la mozione sulla buona scuola che avevamo preparato. In tutti i modi hanno cercato in tutti i modi di sabotare questa nostra iniziativa, come anche altre mozioni. Ci tenevamo quella della buona scuola per pescare tra 5 giorni. Ebbene, hanno lasciato andare più a lungo gli interventi, hanno lasciato sforare gli interventi di alcuni esponenti, i nostri sono stati sistematicamente tagliati, ce l'hanno fatta. Per la Toscana è chiaro che non è che non volevano semplicemente dare il voto positivo, semplicemente non ne volevano discutere, è pericoloso in Toscana. Da Rignano arrivano personaggi che parlano il suo nome. Disgustato, questo è il mio sentimento in questo momento, sono molto disgustato. Qui siamo stati imbavagliati, è chiaro che c'è un disegno. Vedo un barlume di speranza per quanto riguarda il nostro lavoro quando mi accorgo per esempio che sono in difficoltà quando manca il loro capogruppo. E sono sicuro che poi alla fine ci daranno, perché la nostra vinta non sarà mai meno, non verrà mai meno. È veramente indegno l'atteggiamento di questo consiglio regionale che non vuole discutere su temi che stanno sulla pelle dei cittadini, perché qui si parla dei cittadini. Sono considerati alla merce come animali, hanno parlato di ungulati, ecco, parifichiamo la considerazione che hanno loro dei cittadini come gli ungulati che hanno parlato stamani. È vergognoso, si conferma la linea Renzi, la linea non si deve parlare, il Parlamento deve essere esaurito, così come il Consiglio regionale deve essere esaurito su temi fondamentali per la salute pubblica, l'incenerimento e per la vita di milioni di docenti, di alunni, di genitori, la scuola pubblica che è la base e il fulcro di una società migliore di quella che abbiamo.